Giustina Selvelli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E benvenuto davvero qui nel nostro posto delle parole per condividere questo libro che ha un titolo che non può non essere un impegno e forse anche coglierci impreparati, no? Su diversi ambiti. Giustina Selvelli, autrice del saggio Capire il confine. Gorizia e Nova Gorica, lo sguardo di un'antropologa indaga la frontiera. Il libro è pubblicato dalla Bottega Errante nella collana editoriale delle Metamorfosi. E Giustina Selvelli è qui insieme con noi, seppure nella brevità di questa conversazione, per farci capire come arrivare a una comprensione della parola confine. Oggi questa parola, la parola confine, è di nuovo ritornata prepotentemente nella cronaca e nella storia, e forse è talmente ritornata in maniera prepotente che viene anche da domandarci, Giustina Selvelli, a che cosa serve oggi tracciare un confine, che necessità c'è? Lei che cosa risponde a questo? Ah, io sono convinta che i confini siano anacronistici nell'epoca in cui stiamo vivendo, di esposizione a dinamiche locali e globali, soprattutto nei territori come quelli che indago appunto nel mio volume, caratterizzati da secoli di contatti culturali fra popoli, lingue, gastronomie, modelli di pensiero, e specialmente anche in un'epoca in cui stiamo cercando di costruire una dimensione europea dell'identità, quindi non basata sul principio esclusivo ed esclusivista, diciamo, della radice unica, dell'appartenenza univoca ad un luogo, ecco. Quindi in tali termini i confini esistono solo per, diciamo, la sfida di superarli e in qualche modo inglobarli, includerli in una visione molteplice dell'esistenza, dell'appartenenza. È innegabile come appunto pratiche di multilinguismo abbiano modellato buona parte delle zone appunto di frontiera del nostro paese, così come altrove in Europa e nel mondo, e come appunto io sono linguista e antropologa, quindi ho una certa sensibilità per queste tematiche, e riscontro come appunto in questo scambio fra lingue e fra ovviamente anche spazi sociali, no? Possiamo individuare le migliori pratiche della convivenza fra persone, diciamo, in qualche modo caratterizzate da un retaggio diverso culturalmente. Ma penso anche che i confini in qualche modo esistono soprattutto in chi vive lontano da essi, soprattutto al centro. Nel mio libro sono un pochino provocatorio in un certo senso, e quindi ritengo, in qualche modo appunto determino questa sorta di omogenia del centro, no? Che cerca in qualche modo di livellare le differenze, che percepisce i confini, cerca di in qualche modo irrigidirli, come purtroppo abbiamo vissuto frequentemente in queste zone appunto della frontiera goriziana e triestina. Ricordo che qui Schengen è stato sospeso da ottobre dell'anno scorso, del 2023, a causa della cosiddetta minaccia terroristica proveniente dalla rotta balcanica, quindi un confine che era aperto, a parte ovviamente il periodo del Covid, dove pure abbiamo vissuto dei traumi in qualche modo spaziali e non solo, no? Per riemergere di queste barriere fisiche, ma era dal 2007, alla fine del 2007, che la Slovenia, entrando nell'area di Schengen, era finalmente entrata a far parte di nuovo di questo sistema circolatorio della frontiera aperta, in cui si poteva sconfinare senza rendersi conto di dove si stesse, no? Mentre adesso, io per esempio sono una pendolare che si reca molto spesso a Lubiana per lavoro, mi trovo a dover affrontare molte difficoltà, ed è anche molto amareggiante vedere come vengano affrontate queste politiche migratorie molto restrittive, ecco, al momento. Quindi sì, purtroppo quello che le persone di qui affermano è che i confini esistono appunto nelle menti di chi abita lontano da loro, da essi in qualche modo, perché sono appunto le politiche più provenienti dal centro che impongono tali restrizioni. Chi vive qui non si sognerebbe mai di imporli, ecco. Certo, perché
perché è naturale che sia così. Lei poco fa ci ha ricordato l'appartenenza univoca a un luogo, e forse quello è un vulnus a cui dobbiamo un pochino guardare con attenzione per superare i pregiudizi. Giustina Selvelli, con questo libro Capire il confine, parte dalla sua condizione personale, no? E poi anche di ricercatrice, lei è antropologa, sociolinguista, però apre il suo libro con queste parole: sono nata in una terra all'estremità orientale della penisola italiana, un piccolo lembo proteso verso est, lungo il quale un tempo correva la cosiddetta cortina di ferro in una regione periferica come molte altre al mondo, concepite così solo perché messe ai margini dal loro centro a causa delle insicurezze identitarie dei rispettivi stati-nazione. Ora, Giustina Selvelli, Provocatorio. provocatorio, però, e come stiamo adesso in quanto a insicurezze identitarie degli stati-nazione? Direi che purtroppo è un tema molto attuale che è tornato in maniera preponderante, diciamo, al centro delle nostre preoccupazioni, appunto, su quanto riguarda il confronto con l'alterità culturale. Appunto ho menzionato Monfalcone, no? Dove mi trovo, e purtroppo forse qualcuno ha sentito proprio negli ultimi mesi dell'esistenza di questa cittadina, appunto, molto vicina al confine, caratterizzata dai livelli di immigrazione dal Bangladesh soprattutto, la cui appunto popolazione di retaggio migrante non ha mai creato alcun problema in città, ma che in qualche modo è stata utilizzata, manipolata nei discorsi identitari, politici e ideologici della sindaca attuale, che si è candidata alle europee, che quindi appunto in qualche modo vuole portare le sue istanze politiche a livello più ampio, e trovando anche grande eco purtroppo in quelle che sono appunto le derive in qualche modo nazionaliste in corso in Europa. Pensiamo all'Ungheria, ma anche altri paesi, ce ne sono purtroppo molti più di quanti siano quelli invece caratterizzati da un rapporto sano con l'alterità culturale attualmente. Quindi, appunto, purtroppo penso che siamo in un momento in cui le identità più marginali, vulnerabili, minoritarie sono in qualche modo di nuovo tornate a far parte di quell'immaginario, no? Costruito appunto in maniera manipolatoria della minaccia a una sorta di inventata del tutto integrità e omogeneità culturale, identitaria. E per me è molto importante spiegare come appunto una frontiera come quella goriziana, che è stata caratterizzata per secoli appunto dalla coesistenza di lingue, di culture diverse che sono appunto coesistite in maniera pacifica, no? Debba invece ricordarci come tali costruzioni attuali, basate sullo Stato-nazione, siano del tutto artificiali e anacronistiche, sono queste ad essere anacronistiche, non il modello sovranazionale di coesistenza, senza idealizzare appunto l'impero asburgico o altri modelli, di coesistenza del passato, possiamo comunque riconoscere in essi un principio assolutamente più europeo, sovranazionale, appunto, non basato sulla equazione di lingua, identità, nazione, che purtroppo ha portato a molte tragedie e a molte derive assolutamente negative per il nostro spirito europeo nell'ultimo A secolo, diciamo proposito di così. identità, lei ci racconta anche di suo nonno, no? Ed è proprio con gli esempi che si capisce ancora più in dettaglio qual è la situazione della parola identità. Però, Giustina Selvelli, io vorrei toccare il tema a proposito di identità, di confine e di capire il confine. E per capire il confine bisogna ovviamente utilizzare la nostra lingua. E quale potrebbe essere la nostra lingua quando c'è un confine? Noi prossimamente, come ogni anno, racconteremo un piccolissimo festival che si svolge sotto l'ombra del Monviso, in provincia di Cuneo, un paese altrettanto di confine per certi aspetti, che si chiama Ostana, ed è il premio Ostana che si dedica alle minoranze linguistiche, quindi anche le minoranze del confine est dell'Italia sarà tra quelli che verranno raccontati e ascoltati. Giustina Selvelli, quanto conta
la lingua, o in questo caso le lingue, non tanto a creare una identità, perché forse non è quello il percorso corretto che dobbiamo fare parlando lingue, ma per capire il confine, superarlo e quindi avere questa osmosi linguistica, che è anche un'osmosi di pensiero, di confronto. Assolutamente, io nel mio percorso di ricercatrice, antropologa e sociolinguista mi dedico in maniera molto focalizzata proprio sulla questione del mantenimento della diversità culturale e linguistica attraverso il ruolo delle minoranze etniche e linguistiche, appunto. Quindi vedo nella loro sopravvivenza e nel coltivare questo patrimonio immenso di diversità culturale proprio una possibilità di essere in qualche modo caratterizzati da una visione molteplice della cultura, dell'esistenza, ma anche della socialità. Mi spiego meglio. Le voci, diciamo, che caratterizzano la frontiera sono per forza di cose ontologicamente molteplici, perché ci sono memorie diverse, memorie che devono essere dialogiche per costruire in qualche modo un percorso di pace, perché non è possibile pervenire alla memoria unica. Questo riguarda anche già molti casi appunto individuali, interpersonali, no? Quello è molto difficile. Quindi nella possibilità di coltivare un terreno fertile con delle radici, o meglio dei rizomi in qualche modo plurimi, in cui riescono ad attecchire e a prosperare le lingue minoritarie, e nel momento in cui le valorizziamo, le sappiamo rendere parte appunto di un sistema circolatorio aperto oltre la frontiera, allora possiamo davvero in qualche modo avvicinarci a quell'utopia del terzo spazio della frontiera, che è qualcosa che va oltre il semplice dualismo, no? Fra ad esempio Italia-Slovenia, Italia-Austria, Italia-Francia, eccetera. E quindi secondo me sarebbe un percorso decisamente di valore quello di in qualche modo anche inserire in maniera più decisiva, diciamo, le lingue minoritarie nel sistema di insegnamento, dell'educazione e ovviamente anche nella loro visibilità pubblica. Qua sono stati fatti grandi passi negli ultimi 20 anni per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio della minoranza slovena a livello anche di segnaletica bilingue, eccetera, però c'è molto altro che deve essere fatto. Quindi io credo appunto nella possibilità di pervenire in qualche modo alla costruzione di una pace delle condizioni perché questa possa prosperare attraverso il contributo apportato dalle minoranze linguistiche, che fungono da ponte in qualche modo, cioè ci ricordano appunto proprio questo principio della non esclusività identitaria, perché le minoranze si trovano ad essere confrontate con diversi livelli, no? Di esistenza culturale, sociale e linguistica, e quindi hanno molto da insegnarci. Io sono appunto appassionata di questioni minoritarie a livello italiano, europeo e anche extraeuropeo. Nel 2025 la città di Gorizia, di Nova Gorica, protagonista per essere capitale di cultura. Questo è anche un elemento di straordinario confronto, perché al di là di tutte le manifestazioni, gli eventi, che sono sì importanti, ma questa è una sedimentazione culturale che passa anche da qui, per un necessario confronto, anche qui torno a utilizzare il titolo del suo saggio, anche qui per capire il confine. Assolutamente, è un'occasione grandissima, probabilmente la più grande occasione che abbiamo avuto come città di confine, appunto, dall'ingresso della Slovenia in Unione Europea 20 anni fa, nel 2004, ed è anche un primato a livello europeo, perché non è mai successo che due città di confine detenessero allo stesso tempo il titolo di capitale europea della cultura. Appunto, il titolo doveva andare alla Slovenia, una città slovena, ma Nova Gorica ha deciso di condividerlo con Gorizia, perché altrimenti non avrebbe avuto senso per loro, in quanto queste città stanno in un rapporto di simbiosi, osmosi, appunto, di in qualche modo ognuno è lo specchio dell'altra, ecco. E la cosa che in qualche modo fa sperare in una prospettiva appunto positiva per il futuro anche europeo è quella riguardante proprio anche l'inizio di un percorso
terapeutico in un certo senso. Vi sono molti nodi irrisolti ancora nelle relazioni fra le due città, ma la popolazione giovane ha molto entusiasmo e vuole superare attraverso proprio la concretezza delle proprie azioni, della creatività culturale, artistica, musicale, quelle che sono in qualche modo le ferite, i traumi del passato. E negli ultimi anni abbiamo visto il sorgere di moltissime manifestazioni culturali, associazioni culturali transfrontaliere, festival che portano avanti in qualche modo modelli anche di resistenza proprio a questo modello dello Stato-nazione che qui appunto non ha alcun senso. E questo ci fa ben sperare appunto in un futuro molto più leggero, fresco, giovane, quello che un po' manca forse alla città di Gorizia stessa, mentre Nova Gorizia è già più caratterizzata da questa apertura verso anche uno sguardo internazionale, più fresco e giovane, ecco, essendo Nova Gorizia una città sorta appena dalla fine degli anni 40. E quindi penso che questa sia veramente una meravigliosa opportunità. E sta innescando molte belle dinamiche, ecco, di riavvicinamento, in qualche modo di entusiasmo, seppure appunto certe cose non devono essere date per scontate. C'è bisogno anche di appunto modelli nuovi, come appunto la valorizzazione ulteriore della lingua slovena, per esempio nei licei di Gorizia, e alcune altre, insomma, opere in qualche modo di come dire, inclusione del patrimonio anche culturale sloveno nella coscienza italiana, perché c'è ancora un po' di distanza, mentre dall'altra parte, diciamo, la cultura italiana è molto ben recepita e conosciuta dalla popolazione slovena. Però questa è la più grande occasione sicuramente che ci sia mai pervenuta, ecco, dal destino. Capire il confine è il saggio di Giustina Salvelli, curato da Martina Napolitano, docente universitaria e traduttrice della lingua russa. Il libro è pubblicato dalla Bottega Errante Edizioni. Ci vuole raccontare la grafica della copertina? Perché qui è, anche qui è un ragionare sul confine, Giustina Salvelli. Verissimo, infatti come immagine appunto simbolica è stata selezionata quella del mosaico in piazza Transalpina, Torge Europe, perché c'è un nome doppio di questa piazza, che è la piazza che divide e unisce le due città, soprattutto, dove si sono concentrate, diciamo, molte delle vicende e contraddizioni storiche legate al rapporto tra questi due paesi nell'ultimo secolo, diciamo. E quindi c'è un mosaico che appunto unisce queste due città, dove si può mettere un piede sul lato sloveno, un piede in quello italiano, è una delle attività preferite, insomma, dei turisti, dove si scattano ovviamente le foto a ricordo di questa peculiarità di confine che fa in qualche modo capire come appunto la barriera del confine sia una costruzione puramente arbitraria e come adesso invece si possa liberamente ignorarla in qualche modo, potendo avere questa possibilità di recarsi da una parte e dall'altra, perché Piazza Transalpina, a differenza di tutti gli altri valichi di confine tra Italia e Slovenia, è l'unico punto in cui non vi è alcun controllo, diciamo, adesso dalla sospensione di Schengen a ottobre del 2023, non vi sono i controlli, quindi si può sconfinare liberamente, per fortuna, e quindi si è voluto mantenere aperta questa frontiera, almeno in questo punto così importante per la storia delle due città, dove 20 anni abbiamo celebrato assieme l'ingresso della Slovenia in Unione Europea, la notte del 30 aprile, appunto. Giustina Salvelli, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ah, ottima domanda. Beh, in realtà, se devo dire, è un libro che ho appena terminato, proprio ieri sera, di Thomas Eriksen, si chiama Fuori controllo, un'antropologia del cambiamento accelerato. L'ho divorato perché è un libro che ci fa pensare appunto a come le nostre società sono cambiate in maniera così accelerata appunto negli ultimi 50 anni a livello di insostenibilità ambientale, a livello di questioni di migrazione che non si sono mai poste prima, a livello di tecnologie, quindi abuso, diciamo, dello smartphone e di altre tecnologie e moltissime altre riflessioni che mi hanno veramente
in un certo senso sconfortata, purtroppo, perché la realtà è che non ci sono delle visioni molto positive sul futuro, ma mi hanno anche fatto capire che alcune mie intuizioni erano, diciamo, molto giustificate. E quindi ancora una volta l'arma dell'antropologia si è rivelata, ecco, molto efficace nel far recepire la complessità del mondo in cui viviamo, caratterizzata così tanto da queste dinamiche sia locali che globali. Metto insieme i due titoli, Giustina Silvelli, il libro dell'antropologo Thomas Eriksen, Fuori controllo, e il suo Capire il confine. Quindi la domanda è questa: ma se siamo fuori controllo, se la situazione è proprio fuori controllo, come possiamo allora capire il confine? Beh, ottima domanda, davvero, mi piace mettere in relazione questi due titoli. Proprio perché siamo fuori controllo, dobbiamo cercare di capire quali sono i confini necessari e i confini che invece non devono esistere. I confini visti come limiti, appunto limite alla crescita incontrollata, insostenibile, no? Economica, e invece i confini che assolutamente devono essere abbattuti, soprattutto nelle menti, nelle persone, dopo che ovviamente nella loro esistenza giuridica, ecco, internazionale. E quindi penso che anche nel libro di Eriksen si parli molto anche di questa, come dire, impossibilità di rendere i confini ancora validi a livello di, diciamo, ostacolo al contatto fra culture. Quindi questa è una tesi proprio di Eriksen, appunto, in che modo far coesistere la visione locale e globale, in che modo vedere come queste si alimentino a vicenda in maniere molto interessanti, che da un lato sembra vadano ad intaccare proprio la possibilità stessa della preservazione della diversità culturale, ma dall'altro invece creano ulteriori forme di ibridazione. Questo è incredibilmente affascinante. Io lo vedo anche qui ogni giorno, per esempio a Monfalcone, quando sono a Monfalcone, appunto in questa nuova dimensione davvero preziosa, in realtà, che è una ricchezza, una risorsa che dovremmo saper valorizzare altrettanto come quella appunto dei contributi delle minoranze etnolinguistiche alle quali mi sono riferita prima, ecco. Grazie davvero, Giustina Silvelli, e buon lavoro. Grazie mille, è stato un piacere. Buon lavoro a voi.